Le dichiarazioni del sindaco di Pesaro Ricci, del presidente della regione Ceriscioli, ormai scoprono le carte sulla volontà del PD di accorpare l'ASET in Marche multiserviziere. Infatti il sindaco di Pesaro e il presidente della regione hanno parlato della volontà politica di arrivare ad un'unica società nella regione Marche e l'hanno fatto alla presenza del presidente di ERA durante l'approvazione del bilancio di Marche multiservizi. Questo è gravissimo perché parlano a nome del comune di Fano, che si è già espresso per invece mantenere l'azienda pubblica, si è espresso tutto il Consiglio Comunale, come si è espresso per arrivare in tempi brevi alla fusione delle due aziende. Fusione però che ancora non abbiamo visto, che aspettavamo entro il 30 giugno e a questo punto immaginiamo che non c'è stata e non ci sono diciamo, progressi in questo senso proprio perché il PD non vuole, il PD vuole vendere l'ASET, il PD sta facendo il buono e il cattivo tempo con i rifiuti e con i soldi dei rifiuti che i cittadini pagano. Alle aziende, non rendendoci conto invece del gioiello che abbiamo, che è l'ASET che deve rimanere in mano pubblica. Questo a noi non va bene, per questo abbiamo presentato una interrogazione con la quale chiediamo una volta per tutte al sindaco di avere autonomia, di non farsi mettere i piedi sopra dal sindaco di Pesaro, dal presidente della regione e chiediamo soprattutto risposte definitive rispetto all'ASET, rispetto al processo di fusione. Perché un tema così importante non può essere lasciato alla decisione di un unico partito, dell'arroganza del Partito Democratico.